Dimensioni ultra compatte con l'area del basamento che occupa lo spazio di un foglio A4. Massimizzazione dell'efficienza e prestazioni da grande. Sono queste le doti principali del nuovo motore a 3 cilindri da 1 litro della famiglia EcoBoost, che fa il suo debutto sulla Ford Focus. Per niente intimorito dalla massa della familiare di segmento C, né tantomeno da quella della berlina a 5 porte, il piccolo della famiglia EcoBoost colpisce per la totale assenza di vibrazioni e per la grande silenziosità di funzionamento. Davvero difficile capire che si tratta di un'unità a 3 cilindri. Questo risultato è stato ottenuto giocando sulla perfetta distribuzione delle masse all'interno del vano motore. Alla guida si apprezzano le prestazioni assicurate dai 125 cavalli di potenza massima e soprattutto dalla coppia di 170 Nm, disponibile già a partire dai 1400 giri al minuto, e il consumo, che non si discosta dai 5 litri per 100 km dichiarati. L'EcoBoost 1000 si propone come alternativa anticrisi ai più grandi propulsori aspirati a benzina e turbodiesel, rispetto ai quali consente un risparmio di 1500 euro a parità di potenza e allestimento. Ultima freccia all'arco del nuovo EcoBoost 1000 è rappresentata dal notevole risparmio sull'assicurazione, equiparabile per classe RC a quella di una city car. Urus è il nome scelto da Lamborghini per battezzare quello che sarà il suo primo vero SUV. Si tratta ancora di un prototipo che dovrebbe diventare realtà a partire dal 2017. Beh, essendo un concept car, quello che vedi è la cosa più importante. Il design è quello che fa la differenza. Deve essere immediatamente riconoscibile come una vera Lamborghini, e questo l'abbiamo fatto, ci siamo riusciti. Poi è molto bassa, è alta solo 1,66 m, e poi ha un'altezza da terra non indifferente, che però è anche variabile, come l'aerodinamica di questa macchina. Poi abbiamo usato molto carbonio anche in parti strutturali per ridurre il peso della vettura almeno di 100 kg se la paragoniamo alla migliore concorrenza. BMW e lo sport motoristico sono uniti da una lunga tradizione, in particolare nelle gare per vetture turismo. In questo senso riveste una grande importanza il ritorno della Casa di Monaco nel campionato tedesco vetture turismo DTM, la serie più prestigiosa dedicata alle auto derivate dalla produzione di serie, che debutta proprio questo weekend sul circuito di Hockenheim. In questa categoria tra l'84 e il 92 BMW ha vinto 49 gare e conquistato 3 volte il titolo iridato. L'arma per ritornare al successo è la BMW M3, che nei test svolti finora si è dimostrata da subito velocissima. Dacia fa il suo debutto nel segmento delle monovolume con Logi. Lunga 4,5 metri e larga 1,75, Logi si caratterizza per una silhouette generosa e robusta, configurabile sia a 5 che a 7 posti, con prezzi a partire da 9.900 euro. Calandra, design dei gruppi ottici e passaruota configurano la nuova identità della marca romena del gruppo Renault. Vettura per famiglia, Logi presenta una terza fila di sedili con le migliori dimensioni della categoria per spazio per ginocchia e testa. I 3 posti della seconda fila hanno di serie il sistema Isofix per la sicurezza dei bambini. Logi è disponibile con motori benzina 1600 mpi e 1200 TCE turbo a iniezione diretta e diesel 1500 DCI da 90 e 110 cavalli con bassi consumi e ridotte emissioni di CO2.